in una fase di deprivazione che è prolungata, è chiaro che c'è una tantissima voglia di vita, quindi di tornare a vivere, di tornare a riprendere le proprie abitudini, che prima rappresentavano la propria zona di comfort. L'uomo è un animale politico, diceva Aristotele, a sottolineare come il rapporto con gli altri sia insito nella natura umana. Perfino in questo periodo di isolamento, a causa dell'emergenza sanitaria, le persone non rinunciano alla socialità, ma anzi questa si evolve grazie ai moderni mezzi tecnologici. La socialità in qualche modo è supplita da internet più che dalle relazioni reali, ecco, in questo momento. Ma non solo social network, anche riscoprire i vicini di casa tramite flash mob sul balcone, un modo per solidarizzare. Quelle sono tutte espressioni, secondo me, anche di tifo, di pulsione vitale, di eros contro thanatos, di istinto e la pulsione di morte, quindi è voglia di vita. Questo poi implica anche farlo insieme il più possibile, perché ci rassicura, ci fa sentire uniti, ne usciamo insieme, no? Perché è in pericolo non solo l'uomo, ma la specie umana. Il rischio però è che al termine di questo periodo di isolamento dovremmo fare il conto con un maggior numero di stati d'ansia, depressione e attacchi di panico. Questo è un rischio possibile, purtroppo, sì. Come anche le nevrosi fobico-ossessive possono essere in aumento o, come dire, cronicizzarsi in chi già le ha, questo purtroppo è un rischio possibile, lo vedremo dopo. I danni si vedranno dopo, non solo quelli economici, sanitari, ma anche quelli psicologici. L'invito degli esperti è quello a non buttarsi giù, esercitando la propria volontà tramite la respirazione consapevole e il dialogo positivo. Nei periodi di stress che fa produrre poi cortisolo in eccesso e se prodotto in maniera prolungata indebolisce il sistema immunitario. È molto importante cercare di sentire e di avere il controllo sulla situazione. Questa del coronavirus e dell'isolamento non è una esperienza voluta per molti di noi o per tutti noi. Quindi è molto importante poter esercitare un certo controllo su questa esperienza. Quindi in qualche modo riadattarsi, cambiando le proprie abitudini, ed è quello che in qualche modo molti stanno facendo.